Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vediamo come cancellare lo storico dei comandi del terminale Linux. Cosa voglio dire? Se apriamo un terminale e digitiamo la parola history, diamo ok, vedete che ci escono tutti i comandi che abbiamo eseguito fino ad adesso, all'ultimo. Tutti i comandi digitati sul terminale. Naturalmente, dopo un tot di tempo, i comandi vengono eliminati direttamente da Linux per dare spazio diciamo, ai nuovi comandi più nuovi, quelli obsoleti, diciamo, vengono poi eliminati proprio dal sistema. C'è anche per vedere, scusate, questi comandi, c'è una scorciatoia premendo su della freccetta su della tastiera, vedete che ci dà i comandi che abbiamo eseguiti qua. Per eliminarli c'è anche una scorciatoia, che ora vi farò vedere due metodi. Il primo è digitare history, come qua, history. Poi spazio pipe c, dando ok si cancella lo storico, ma possiamo anche farlo in un altro modo. Ok, io ora cancello, esco dal terminale, exit, vado in home, nella mia cartella home, vado su visualizza mostra file nascosti e mi cerco questo bel file che è il punto bash history. Lo ci clicchiamo sopra, si aprirà con il nostro Gedit. E cosa facciamo? Cancelliamo tutto e vediamo salvo. Il nostro terminale è pulito. Se andremo poi sul terminale digitale History, troveremo come solo unico comando proprio history. Andiamo a vedere. Quindi riapriamo il terminale, digitiamo history, scusate, e vediamo che proprio un solo comando digitato dal terminale è proprio il solo history. Ok. Tutorial molto semplice, però spero di esservi stato d'aiuto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!